Antonello Giannelli, presidente ANP, e lei al convegno ha parlato del valore economico da incrementare per i presidi e per tutto il personale ATA. In legge di bilancio questo in qualche modo è già stato previsto, non è che è stato rosicchiato da qualche altra parte? Ma io ritengo che in legge di bilancio non sia stato previsto nella misura adeguata. È inutile nascondersi che il personale della scuola ha bisogno di molte più risorse di quelle che ci sono e, diciamo, secondo me questa esigenza di remunerare meglio tutti quanti è dovuta da un lato a quello che si è fatto per la pandemia, però questo non spiega tutto. Diciamo che se vogliamo davvero che la scuola sia al centro del paese, se vogliamo davvero che non sia una cenerentola, dobbiamo fare in modo che il personale venga retribuito adeguatamente in linea con quanto avviene negli altri settori della pubblica amministrazione. Quindi, per essere chiari, i dirigenti della scuola devono essere pagati quanto i dirigenti del ministero o degli altri o degli enti di ricerca. Il personale docente, il personale ATA deve essere remunerato quanto quelli di pari livello delle altre amministrazioni, senza se e senza ma. I confronti matematici e aritmetici sono facili da fare, si facciano e si provveda. Credo che sia responsabilità della politica farlo. Noi lo chiediamo naturalmente in primis per i dirigenti scolastici, perché sono la maggior parte dei nostri iscritti, ma ovviamente riteniamo che corrisponda a una dimensione etica il farlo per tutti. Ma il fondo è stato passato da 260 milioni per la valorizzazione dei docenti ai 240 milioni, quindi non è proprio in linea con quanto stiamo dicendo. Assolutamente no, parliamo di miliardi, servono miliardi per miliardi. Fare questo. No, parliamo, lei correttamente ha ricordato 260-240 milioni, che sono una briciola, però va detto. Per il comparto della scuola consta circa di 1 milione di addetti. È facile fare i conti, servono miliardi, non milioni. Ed è, voglio anche dire molto chiaramente che trovo assolutamente pretestuose, assolutamente indegne le polemiche che ci sono state circa il fatto che si levino soldi a qualcuno per darli a qualcun altro, nella fattispecie ai dirigenti scolastici. Tutto il personale ha bisogno di fondi e d'altronde la legge di bilancio è il proprio l'atto normativo che decide la ripartizione, quindi non c'era una ripartizione a monte che è stata alterata. Ma ripeto, il problema di fondo non è questo, il problema di fondo è di non fare guerre tra poveri. Credo che ci siano interessi a fare scatenare guerre tra poveri all'interno del comparto scuola per mantenere tutti sottopagati. Dobbiamo essere uniti nel chiedere quello che è giusto per tutti. La scuola è stata rimessa al centro del paese o c'è ancora tanto da fare e quanto? La scuola è al centro del paese dal punto di vista nevralgico, cioè è uno snodo nevralgico del paese. Che lo sia dal punto di vista delle politiche non sono convinto, e infatti in particolare adesso ci stiamo occupando di quello che è l'aspetto più spinoso, cioè la politica salariale e retributiva non è ancora adeguata, quindi questo va messo al centro del paese, anche questo.